Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. L'altra giornata di lavoro sono andato. Io sono qua Mirko con il mio gran fratello acquisito, giustamente Luca. Cugino, perché è un massimo indipendente con te. Ah, boh, non fa niente, dai, fai finta. Comunque, dopo una giornata di lavoro, si pensa a chi? Si pensa ai giovani d'oggi. Ai giovani d'oggi, non c'è più niente. Non sono come quelli di ieri, inutile, che fa dei duri, che fa dei fighi. Non c'è più valore proprio per niente, per nessuno. Niente, adesso la donna va amata, ormai, va corteggiata. La cosa poi più brutta dei giorni d'oggi, che ogni relazione che creiamo è tutto un gioco. Tutto un gioco. Tutto un gioco, non c'è niente che si prende seriamente. E poi vedi le donne che piangono con i loro aforismi del cazzo sul telefono. Non c'è più l'uomo di una volta. No, no, c'è l'uomo di una volta. Siete voi che siete cercati. Solo che non vi vuole. Siete cercati. Siete cercate. Cercate quello con il soldo, che è andato in palestra e ha fatto tutto il petto per... dai, e che cazzo. E poi cosa fanno? Se la tirano. Se la tirano. Sono i fighi. Non mandano i messaggi. No, se la tirano. Sono freddi. Fanno freddi. Neanche il messaggio del buongiorno. Neanche il messaggio... Io sono così, scusami. Sono tutti i fighi. Ehi! Semplicemente... sono coglioni. E, voilà. E voi donne siete coglioni di loro. Se li state appresso e si dispera, non mi vuole più. Quella a testa penso, questo c'è già un'altra dietro l'angolo. È fatto così. Ormai i giorni d'oggi non c'è più l'uomo di una volta né la donna di una volta. Quindi mettetevi bene in testa che se non mettete le palline che ci avete sotto, niente. Diceva la nonna mia, ci vanno l'uomo di femmina, è proprio così, e ci vanno pure i femmine per l'uomo, ma non c'è più niente, c'è un dato proprio impressionante, che ci sono più single che persone accoppiate. Proprio non si riesce più a relazionare niente, non c'è più una relazione seria, si litiga per qualsiasi cosa. Il messaggino della buonanotte me lo mandi, allora ti lascio, ma che cazzo stiamo facendo, ragazzi? Svegliatevi, lo dico col cuore, guarda, ma proprio col cuore pugliese come il suo. E soprattutto togliete l'ultimo accesso su WhatsApp.